il portiere è tra i migliori in campo, allora vuol dire che qualcosa non è andato bene. E questo non è andato bene si riferisce alla fase difensiva. Buon pomeriggio ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario detto il Darion e oggi siamo qui in questo lunedì 16 settembre per fare le pagelle di Cagliari-Napoli 0-4. Come potete vedere, il format è un po' cambiato, nel senso che io di solito mi riguardo un po' dei miei video per vedere le cose da migliorare o no, no? E secondo me il video del giorno dopo, quello dell'analisi barra pagelle, forse nel modo in cui lo facevo prima era un po' troppo pesante. Quindi oggi faccio una sorta di esperimento, cambio un po' il format perché penso che in questo modo sia un po' più leggero e godibile. E quindi faremo le pagelle, però nel fare le pagelle vi mostrerò anche ogni tanto dei dati, degli screenshot che mi sono salvato. Prima di cominciare vi ricordo come sempre nei commenti di scrivermi le vostre pagelle, quindi se vi va scrivetemi le vostre pagelle che io me le guardo volentieri. Scrivetemi il vostro migliore in campo e il vostro peggiore in campo, sempre se c'è stato. Detto questo, quindi cominciamo subito e partiamo da Meret, che per quanto mi riguarda, ragazzi, è il migliore in campo. Eh sì, è il migliore in campo e si prende un bel lotto perché secondo me ha fatto delle parate decisive in un momento della partita dove il Napoli stava soffrendo e il risultato non era in cassaforte, ok? Perché stavamo sullo 0-1 e Meret sullo 0-1 ha fatto la bellezza di tre parate. Una sul colpo di testa di Luperto, un'altra sul colpo di testa di Piccoli e poi ha fatto la parata sul tiro da fuori di Marin da centrocampo che poi è andata sulla traversa. In tutto questo poi ha fatto anche una parata su Azzi subito dopo il gol dello 0-1, però quella diciamo che non è stata un vero e proprio miracolo. Quindi con il risultato in bilico ha fatto tre parate decisive che poi sono state appunto parate che ti hanno portato dei punti a casa. Premio il fatto che lui comunque si è mostrato decisivo in un momento della partita dove stavamo in difficoltà e quindi per questo motivo gli do la palma di migliore in campo. Voglio un attimo citare le parole di Conte in conferenza stampa su Meret, perché ha detto che Meret innanzitutto ha giocato con la febbre, quindi questo secondo me è un punto ulteriore a suo favore. E poi ha detto una cosa importante Conte nel post partita. Ha detto praticamente che Meret sta crescendo anche nella leadership. Questa è una cosa importante, ragazzi, perché noi diciamo che allora Meret è sempre stato un portiere tra i pali importante. Le uscite lo sappiamo, è il suo punto debole, però un altro punto debole di Meret era il fatto che lui comunque si sentiva poco la sua presenza in campo dal punto di vista comunicativo, non era proprio un leader, ok? Che non è uno di quei classici portieri che si fa sentire, che strilla, che stria la squadra, no? Invece Conte ci sta facendo capire che lui sta crescendo anche sotto questo punto di vista. Gli ho detto che deve parlare di più in campo e nello spogliatoio, quindi la comunicazione, specialmente in campo. E vabbè, poi ha detto che quando dobbiamo sporcarci le mani, il portiere deve essere pronto a salvare la situazione quando viene chiamato in causa. E questo ieri lo ha fatto senza troppi problemi. Tre parate, una più bella dell'altra. Quindi bene, bene, queste parole di Conte sono importanti perché Meret se fa anche questo step successivo, allora alza il livello. Il lotto se lo prende tutto, si prende la palma per me di migliore in campo. Poi qualcuno non sarà d'accordo, magari non è il migliore in campo, è il secondo, però comunque nella top 3 dei migliori in campo, secondo me in questa partita ci sta tutto. Dall'altra parte però dico una cosa. Se il portiere è tra i migliori in campo, allora vuol dire che qualcosa non è andato bene. E questo non è andato bene, si riferisce alla fase difensiva. Non è stata efficace, mettiamola così. Non è stata efficace, però, non perché la squadra non ha agito bene in fase difensiva, ma sono stati duelli singoli che sono stati persi. Perché, ragazzi, il colpo di testa di Piccoli, dove c'è la parata di Meret sul calcio d'angolo, arriva da un mancato duello aereo vinto da Rachmani. La parata sul colpo di testa di Luperto, lì di Lorenzo perde il duello aereo.
Forse la traversa su Marin è un po' più una mancanza di fase difensiva di squadra, perché lì Marin ha tutto il tempo per tirare, non c'è un pressing così forsennato su Marin. Però sulle altre due occasioni sono due singoli che sbagliano il duello aereo, ok? Quindi bravo Meret perché si è fatto trovare pronto, però allo stesso tempo dico, la fase difensiva ieri sera non è stata proprio efficace, perché qualche sbavatura c'è stata. Proseguiamo e andiamo con Buongiorno che si prende 7. Buongiorno secondo me è stato dei tre quello che ha fatto meno sbavature in tutta la partita. Chiude la sua partita facendo anche il primo gol con la maglia del Napoli su calcio d'angolo. Indovinate un po' chi ha fatto l'assist, però ci arriviamo dopo. Tra i tre difensori quello che mi è piaciuto di più e quello che è stato più attento in fase difensiva è quello che ha fatto meno errori secondo me singoli. Ecco, quindi gli do il 7. Do poi a Rachmani il 6, perché secondo me dei difensori è stato il peggiore. Ha perso dei duelli aerei importanti. Lui in realtà ha diciamo partecipato in 9 duelli aerei, ne ha vinti 6. Però quei 3 mancati sono stati duelli aerei che potevano essere pericolosi, perché un duello aereo è quello su Piccoli, dove c'è poi la parata di Meret sul calcio d'angolo. C'è poi un altro duello aereo, quello su Mina, sempre sul calcio d'angolo, che poi porterà al salvataggio di Lobotka sulla porta. Quindi quei duelli aerei che ha perso sono stati quelli più pericolosi e abbiamo rischiato per colpa sua anche di subire gol. Quindi dal punto di vista difensivo Rachmani è stato quello con più sbavature dal mio punto di vista. Di Lorenzo è nel mezzo, 6 e mezzo, perché comunque anche lui ha toppato dei duelli aerei, l'abbiamo detto prima, quello di Luperto è lui che perde il duello aereo, però fa il gol. Ecco, il gol diciamo che alza il voto, ormai Di Lorenzo lo sappiamo, è il braccetto che però si stacca e partecipa molto alla fase offensiva, viene anche aiutato dalla provvidenza perché c'è una deviazione su quel tiro. Se vi rivedete l'azione noterete che lui aveva tirato sul palo alla destra del portiere, la deviazione diciamo fa andare la palla sul palo alla sinistra del portiere e guarda caso chi fa la deviazione è proprio Mina. Ecco, quindi Di Lorenzo 6 e mezzo perché non proprio efficace difensivamente, però fa il gol. Spinazzola 6. Io in questa partita non ho voluto dare dei peggiori in campo, però secondo me quelli meno efficaci sono stati proprio gli esterni, e questo ormai è un dato di fatto, ragazzi, purtroppo i nostri esterni sono quelli che sono. Però Spinazzola comunque non ha fatto questa grandissima partita, però qualcosina si è visto. Mi sono piaciuti molto i suoi movimenti senza palla, si vedeva molto spesso dentro l'area di rigore avversaria e lui comunque a suo modo ha partecipato anche all'azione dello 0-1, perché fa il velo che poi porterà al passaggio diciamo per Lukaku. Lobotka 7. Lobotka, il solito Lobotka, difensivamente sempre una garanzia, salvataggio sul colpo di testa di Mina che risulta decisivo. Poi quando deve far ripartire l'azione, quando deve iniziare a verticalizzare, lì è bellissimo. Il gol di Kvara nasce proprio da Lobotka, e se voi vi rivedete appunto l'azione, ragazzi, il gol di Kvara sono 3 passaggi, Lobotka di Lorenzo, di Lorenzo a Lukaku, Lukaku Kvara, 3 verticalizzazioni in pochissimo tempo. Quindi è stato è il solito Lobotka che ormai siamo abituati a vedere. Io però voglio dire una cosa sul discorso cartellino, ecco, approfitto della pagella per Lobotka per aprire questo discorso. Allora, io ragazzi, lo dico proprio senza peli sulla lingua, mi sono rotto le palle di questa disparità di trattamento che il Napoli riceve sotto il punto di vista dei falli e dei cartellini. Perché dico questo? Allora, il Napoli ieri ha fatto 11 falli e ha preso 2 cartellini gialli. E attenzione, non sto dicendo che i cartellini gialli del Napoli non ci sono, perché ci sono, da regolamento. Il problema è il Cagliari, perché il Cagliari ha fatto 22 falli, ha fatto il doppio dei falli del Napoli. Solo nei primi 10 minuti ne ha fatti tipo 3 o 4. Il problema qual è? È che il Cagliari ha preso un giallo. Ha preso la metà dei cartellini del Napoli, però ha fatto il doppio dei falli. È mai possibile questo? È mai possibile che il primo giallo al Cagliari arriva al 75esimo, quando Mina e Luvumbo nel primo tempo meritavano di finire il primo tempo almeno con un giallo?
L'entrata da dietro su Kvara a inizio partita perché non è stata ammonita? Perché Mina prende il primo giallo al 75esimo? Perché Luvumbo finisce la partita senza prendere un giallo? E mi è possibile che il Cagliari fa 22 falli e prende un giallo? Il Napoli ne fa la metà e ne piglio due. Mi sono rotto le palle di sta storia. Succede ormai tutte le settimane contro tutti. È inammissibile che il Cagliari abbia finito il primo tempo senza cartellini gialli. È inammissibile che il primo giallo sia arrivato al 75esimo a Mina, quando nel primo tempo aveva fatto almeno un paio di falli che meritavano un giallo. Cioè, è clamorosa sta cosa. Arriviamo poi ad Anguissa, che per me si prende un bel 7. Ragazzi, Anguissa ha fatto un partitone, specialmente nel primo tempo. Nel secondo è un po' andato a calare. Però perché ha fatto un partitone? Perché il Napoli ieri era corto e compatto. E adesso vi faccio vedere due bellissime immagini. A sinistra ci sono le posizioni medie nel primo tempo. E come potete vedere il Napoli è bello, corto e compatto. La squadra, tutto il blocco è racchiuso in pochissimi metri. E anche Sa beneficia molto di questa cosa, perché giustamente c'è poco campo da coprire quando il blocco è così stretto e compatto, e quindi Anguissa può essere molto più efficace. A destra vedete anche i dati del baricentro, sempre nel primo tempo, ed è la lunghezza secondo me il dato interessante da vedere. Lunghezza 22 metri, va quindi questo a confermare quello che vi ho detto prima, cioè il Napoli è stato in fase difensiva compatto, corto, è anche abbastanza alto, perché comunque l'altezza è di 48,74 metri, leggermente meno rispetto al Cagliari, però la cosa importante da sottolineare è che c'è stata molta compattezza e quindi qui abbiamo un miglioramento rispetto alla partita col Bologna. E quando il Napoli difende corto e compatto, Anguissa esce fuori, e in tutto questo poi Anguissa è colui che innesca il gol del 0-1. E qui vi faccio vedere appunto il frame del primo gol, perché secondo me La parte principale del primo gol è questa qui. Ci abbiamo il Cagliari che è in possesso del pallone, e il giocatore del Cagliari, questo qui, fa un passaggio a questo calciatore qui, che dovrebbe essere in teoria Gaetano, quindi va a fare un passaggio del genere. Anguissa, che si trova qui, si trova comunque in una posizione del campo tale da intercettare questo pallone, e quindi lui riesce comunque ad anticipare Gaetano, e quindi poi andrà a fare il passaggio per Politano, che nel mentre si allargherà sulla destra del campo. Quindi il gol dello 0-1 nasce da Anguissa, che beneficia della compattezza del Napoli e va a intercettare questo pallone che poi innescherà il gol di Lorenzo. Mazzocchi 6. Di Mazzocchi sinceramente, ragazzi, non ricordo niente. Mi ricordo soltanto il fallo di mano che fa al limite dell'area di rigore. Poi per il resto, partita diciamo abbastanza anonima. C'è poco altro da dire, ecco, quindi direi di andare avanti. E andiamo a Kvaratskhelia, che si prende un bel 7,5. Però vi dico già, prende un voto inferiore a Lukaku. Perché? Perché Kvara a un certo punto della partita scompare. Nella parte centrale della partita Kvara letteralmente scompare, non si vede più, lo vedi fuori dal gioco, e io approfitto di questa cosa anche per farvi vedere l'attack momentum della partita, perché secondo me è molto indicativo. Come potete vedere, la partita la possiamo dividere in tre tronconi. La prima metà del primo tempo, quindi prima che ci sia la sospensione, dove è il Napoli a prendere in mano le redini della partita, e c'è anche il gol dello 0-1. C'è poi una seconda parte della partita che inizia con la ripresa della partita dopo la sospensione, e questo momento finisce con la seconda metà del secondo tempo, dove poi c'è il 2-0 del Napoli. Quindi in questa parte centrale di questo grafico abbiamo il Cagliari che prende in mano il controllo della partita. Ci sono le parate di Meret, però in questo blocco centrale il Cagliari ha controllato la partita, e abbiamo rischiato seriamente lì di mettere il risultato in una situazione di pericolo. Però il Napoli in questi 40 minuti complessivi è stato bravo a tenere botta, è stato bravo a soffrire, e grazie anche alle parate di Meret ha tenuto, diciamo, il risultato bloccato sullo 0-1. E poi c'è l'ultima parte di partita che va quindi dallo 0-2 fino alla fine, dove poi il Napoli fa il secondo gol, il Cagliari un po' esce fuori dalla partita, c'è il 3-0 e poi il 4-0. Ecco, nella parte centrale di questo grafico Kvara secondo me
è un po' uscito fuori dalla partita. Non lo so a cosa è dovuto, forse a quella famosa botta che ha preso a inizio gara, non lo so, però in questa parte centrale è un po' sparito. Poi c'è il gol e poi lui fa l'assist per il gol del 3-0 per Lukaku, quindi tutto sommato comunque fa un gol e un assist, e poi ovviamente dà sempre il suo contributo in fase difensiva, quindi il 7,5 se lo prende tutto. Se fosse stato presente in quella fase centrale della partita gli avrei dato anche l'8, però gli do comunque un 7,5 che è un voto assolutamente ottimo. Politano 6,5. Allora, Politano sempre lavoro difensivo che gli permette sempre di partire titolare. Ragazzi, il punto di forza di Politano è questo. Si sacrifica molto in fase difensiva. Questo suo sacrificio però ogni tanto lo porta poi a essere poco lucido davanti. Però nonostante questo lui comunque entra in due gol, perché il gol dello 0-1 nasce da un intercetto di Anguissa, poi il Politano sviluppa l'azione, cioè il passaggio a Lukaku che poi passerà a Di Lorenzo. Però secondo me il contributo più importante di Politano lo troviamo sul 3-0. Perché ragazzi, Politano sul 3-0 praticamente va a fare questo pressing su Scuffet. Vedete, qui c'è Politano, va a pressare il portiere alto, fa questo pressing solitario. Scuffet, intimorito dal pressing di Politano, va a fare questo passaggio verso Zappa, che sta qui. Kvara però è vicino e quindi può anticipare Zappa. Kvara intercetta il passaggio, c'è poi il passaggio a Lukaku e poi il gol del 3-0. Quindi premio questo pressing alto di Politano sul portiere che porterà poi al gol del 3-0. Poi ragazzi, come al solito i cross molto rivedibili, tutto sommato il suo contributo nei gol c'è stato. E arriviamo poi a Romelu Lukaku, che si prende l'8, però non è il migliore in campo, perché ho voluto premiare Meret per le sue parate decisive. Allora ragazzi, in realtà Lukaku inizialmente non parte proprio benissimo, qualche appoggio lo sbaglia, c'è stato... mi sono scordato di dire su Kvara una cosa. Kvara a fine primo tempo fa un passaggio veramente da capogiro per Lukaku, che però sbaglia lo stop. E quindi Lukaku non approfitta di questo passaggio illuminante, sbaglia qualche appoggio, il duello con Mina non l'ha proprio vinto, perché io sono andato a vedermi anche i dati e Lukaku praticamente ha vinto un duello aereo su 4 e 3 contrasti su 8, quindi non ha vinto il duello contro Mina, però assist per il gol di Di Lorenzo, assist per il gol di Kvara e poi fa il gol del 3-0, quindi due assist e un gol, non gli possiamo dare un voto basso, decisamente. Non è in condizione ancora, e lo ha detto anche Conte nel post partita, però nonostante ciò, due assist e un gol, quindi l'otto pieno in pagella se lo prende. Per quanto riguarda i subentranti, allora, qui andrò molto veloce. Oliveira 6 non ha fatto niente di memorabile in questa partita, così come non ha fatto niente di memorabile Gilmour. Però una cosa su Gilmour la voglio dire, è tale e quale a Lobotka, veramente fisicamente sembra di rivedere Lobotka, le movenze sono quelle simili. Mi piace che sia entrato, mi fa piacere, però diciamo che è entrato praticamente sul 3-0, sì, quindi la partita era bella che è finita, non ha potuto fare niente di che, però il 6 io lo diamo per motivi fantacalcistici, perché comunque ha giocato una ventina di minuti. Così come do il 6 anche a McTominay, non abbiamo potuto vedere chissà che cosa da McTominay, però McTominay entra al posto di Kvara, quindi gioca trequartista di sinistra. Ora, non so se Conte l'ha messo lì per far fiatare Kvara, io spero di sì, perché se poi McTominay si rivela la riserva di Kvara, diciamo che non è proprio il massimo per me, perché l'ho preso al fantacalcio, però io penso che l'abbia messo lì per far fiatare Kvara e per approfittare del risultato buono per farlo riposare. Ma non penso che McTominay sarà la riserva di Kvara. Io penso che presto, appena entrerà nei meccanismi, lo vedremo anche titolare. Stesso discorso di Gilmour. Entra sul 3-0. Non abbiamo potuto vedere chissà che cosa. Quindi gli diamo il 6 per il minutaggio. 6 anche a Simeone, che entra al 73esimo.
il solito impegno, il solito lavoro sporco che fa, il 6 se lo prende. Neres per forza di cose si prende il 6 e mezzo perché fa l'assist per Buongiorno per il 4-0 e dobbiamo quindi aggiornare lo score, cioè 3 assist in 32 minuti giocati. Sto dato fa paura, è clamoroso. Non ho penso di non aver mai visto una roba del genere. In tutto questo è uscito anche un tweet di Opta. Lo sapete, Opta è quell'account che dà tutte queste statistiche curiose sulla Serie A. E praticamente ha detto Opta Paolo che David Neres è il primo giocatore a servire assist in ciascuna delle sue prime 3 gare in Serie A da quando il dato esiste, cioè dalla stagione 2004-2005. Quindi enesima volta dove Neres entra, fa l'assist e ciao. Siamo alla terza volta, quindi direi che non è più un caso. Io ho visto in giro e tuttora sto leggendo in giro perché continua a giocare Politano. Conte ci ha dato la risposta: Politano fa un lavoro difensivo che evidentemente Neres al momento non ti dà, e sappiamo benissimo ragazzi che nella famosa fase difensiva efficace ci deve essere anche l'apporto degli attaccanti. Neres è lo spaccapartite, lo metti nel secondo tempo con le difese stanche e ti è decisivo. Politano dall'inizio ti fa un lavoro importante per avere il famoso equilibrio. E arriviamo a Conte, che per me si prende un bel 7. Allora, voglio premiare un aspetto di Conte, che sono stati i cambi. Perché qui, secondo me, c'è una bella differenza con Spalletti. Chi mi segue da tempo, chi mi segue da specialmente l'anno dello scudetto, si ricorderà che io a Spalletti criticavo sempre una cosa, ovvero il fatto che lui non cambiava mai, non toglieva mai i giocatori fondamentali in un momento dove il Napoli aveva la partita in cassaforte. Io faccio sempre l'esempio di Ajax Napoli 1-6. Spalletti mi toglie Lobotka e Di Lorenzo sul 6-1 a pochissimi minuti dalla fine, quando la partita era stata chiusa a meno mezz'ora prima. Questa cosa a me di Spalletti non è mai piaciuta, anche perché in quell'anno c'era anche la Champions League, quindi c'erano tante partite ravvicinate, e far risparmiare dei minuti importanti a gente come Lobotka e Di Lorenzo, con un risultato comunque acquisito, per me era una cosa importante da fare, e Spalletti la faceva poche volte. Conte mi sembra invece il contrario, cioè appena ha la sensazione, ha la certezza di aver portato a casa la vittoria, toglie più importanti per farli riposare, e infatti al 73esimo sul 3-0 toglie Kvara, Lobotka e Lukaku, 3 giocatori fondamentali, e fa comunque fare una mezz'oretta a McTominay, a Simeone e al Gilmour. Quest'anno tu le coppe europee non ce l'hai, quindi il discorso di far rifiatare i più importanti per fargli riposare un po' può anche non esserci. Però è anche vero comunque che tu, avendo soltanto Coppa Italia e campionato, è più difficile fare delle rotazioni, no? Tu farei sempre il blocco titolari, gli 11 titolari e poi le sostituzioni. Quindi, secondo me, lui ha approfittato anche di questo risultato per mettere dentro i nuovi, per farli abituare. E mi piace che abbia tolto gente come Lobotka, che tipo sono 2 anni che non viene sostituito, gente come Kvara, gente come Lukaku, che ancora non è in condizione. Quindi mi è piaciuta questo suo modo di sostituire i top con un risultato in cassaforte. Questa cosa, secondo me, rispetto a Spalletti è una cosa importante che va sottolineata, quindi do il 7 per questo motivo. Poi per il resto comunque la partita l'ha preparata bene, dei miglioramenti, diciamo, del lavoro da fare c'è ancora, eh. La cosa poi importante da dire, ragazzi, è che Conte ha ricreato quella famiglia, quel gruppo che abbiamo visto nell'anno dello scudetto. Ha già portato a termine degli obiettivi importanti come vincere 3 partite di fila. Ha ricreato un gruppo. La cosa però evidente è che la sua mano si sta vedendo, sia dal punto di vista tattico, ma soprattutto dal punto di vista mentale e dello spirito di squadra, ecco. Quindi ragazzi, queste sono state le mie pagelle di Cagliari-Napoli. Vi aspetto nei commenti, sono curioso di vedere un po' le vostre pagelle. Scrivetemi le pagelle vostre nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Forza Napoli sempre ragazzi, io vi auguro un buon inizio di settimana e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!